Molti comuni dell'agro nocerino sarnese si stanno mobilitando affinché la stagione delle piogge non provochi danni, specie dopo che gli incendi dell'estate hanno bruciato ettari ed ettari di boschi. Prevenzione è la parola d'ordine per i sindaci dei vari enti che si stanno attivando per effettuare sopralluoghi e indagini al fine di mettere in sicurezza le aree più a rischio, lanciando anche appelle ai residenti che insistono in queste zone. L'allerta meteo delle ultime ore ha fatto scattare dalle sedi i vari sindaci, che però si erano già mossi in anticipo facendo effettuare mirati controlli su tutti i territori. A Nocera Superiore, per esempio, una delle città più colpite dagli incendi tra luglio ed agosto, la Polizia Municipale, agli ordini del Comandante Vitolo, ha mappato le aree più a rischio di cedimento dei terreni pedemontani che sono stati interessati dai roghi, invitando i residenti a non utilizzare le parti basse degli edifici, sottoscale, garage e seminterrati in casi di temporali o piogge insistenti. Sarà costituita tra l'altro una task force incaricata del monitoraggio per la fase di allerta segnalata dalla Regione. A Cava dei Tirreni e Rocca Piemonte sono scattati i controlli e le verifiche post incendi estivi. Il sindaco della città metelliana Enzo Servalli ha riunito il centro operativo comunale proprio per discutere del piano di prevenzione rispetto all'emergenza incendi. Il primo cittadino ha anche confermato di voler inoltrare richiesta di fondi alla Regione e al Governo insieme agli altri sindaci della costiera per interventi urgenti al fine di mitigare i rischi idrogeologici. A Rocca Piemonte il sindaco Carmine Pagano ha disposto la nomina di un tecnico esperto per effettuare una verifica generale delle zone montane e pedemontane della città che sono state interessate da incendi e al fine di prevenire l'eventuale rischio di frane e allagamenti. L'amministrazione ha già effettuato ed effettuerà ancora attività di prevenzione del rischio idrogeologico con l'aggiornamento del piano di protezione civile e la realizzazione di un censimento degli immobili e delle famiglie maggiormente esposte ai fenomeni di carattere atmosferico. Sono in corso inoltre accertamenti su fondi privati ed aree boschive pubbliche. Dalla prossima settimana previsti anche interventi di pulizia generale delle caditoie. Il sindaco ha tenuto anche un incontro con il consigliere delegato alla protezione civile Luigi Lanzara, con il vice coordinatore del COC Nicola Pagano e con l'architetto Giuseppe Ferrara, che tra l'altro ha elaborato il piano di emergenza di protezione civile da aggiornare.